Salve, oggi andiamo a vedere come configurare una rete FTP sul nostro computer. La rete FTP si tratta sostanzialmente di una cartella locale sul nostro PC, il quale possiamo accedervi da una qualsiasi postazione web. Quindi questa può essere utile per accedere a documenti situati sul nostro PC ovunque noi ci troviamo. Noi ci accediamo tramite una connessione tipo FTP, due punti, slash, slash, e poi qui abbiamo una serie di identificativi del nostro computer. Quindi quello che andremo a vedere è proprio la creazione di questa rete FTP. La prima cosa da fare è vedere le impostazioni dell'IIS. Facciamo maiuscolo così per capirci. Internet Information Service. Queste qui le troviamo dove? Andiamo sul pannello di controllo del nostro computer. Sul pannello di controllo chiaramente andremo su programmi e funzionalità. Non ci spaventiamo se a volte abbiamo questa schermata qui. Basta fare categoria, io mi trovo bene con le icone grandi. Andiamo sul parametro delle installazioni dei nostri programmi. Sotto la voce programmi e funzionalità, chiaramente quindi vedremo tutti i nostri programmi presenti sul nostro PC. Adesso voi vedrete i miei, non è un problema. E adesso andiamo a vedere ad attivare le funzionalità di Windows. Eccole qui, andiamo a tutto schermo e dobbiamo attivare e trovare questa voce qui, Internet Information Service. Come vedete, i miei settaggi sono tutti quanti attivati. Ok? Quindi attiviamo questo. Una volta attivato questo, premuto OK, facciamo anche un riavvio del sistema per essere certi che le funzionalità vengono tutte quante attivate. È importante quindi attivato, riavviare il sistema. Ok? Abbiamo attivato la prima cosa, le impostazioni IIS e abbiamo riavviare il sistema, il punto 2. Fatto questo, adesso andiamo a vedere, ci serve il nostro IP. Individuiamo il nostro IP. Il nostro IP è facile accedervi qui nel cerca scriviamo CMD, il nostro command. Andiamo a eseguirlo come amministratore, va bene, e scriviamo qui ipconfig. Ipconfig ci darà una visuale, eccola qui, del nostro IP. Annotiamocele questi. Quindi abbiamo l'indirizzo IP del nostro, il nostro computer, in questo caso nel mio specifico, il mio computer è attaccato a un router che ha questo indirizzo qui. Il gateway predefinito 192.168.1.1. Questi annotiamoceli. Fatto questo, andiamo quindi a vedere anche il mio indirizzo IP, che è appunto 192.168.1.2. Verificato il nostro IP, adesso sempre qui su cerca possiamo scrivere IIS. Nell'IIS, eccolo qui, abbiamo la gestione dell'Internet Information Service, eseguiamolo come amministratore ed ecco avviata la nostra
la nostra videata di Internet Information Service. Qui, questo è il nostro computer evidentemente che abbiamo, possiamo fare aggiungi un sito FTP. Diamogli un nome a questo sito FTP, un nome che possiamo dargli qualunque, mio FTP, percorso fisico, qui stabiliremo la cartella nella quale vogliamo che sia appunto il nostro server FTP, il nostro contenuto dei nostri documenti, dove vogliamo risiedere ad esempio il nostro sito internet. Possiamo farne una qualunque, se andiamo su C ne creiamo una, per esempio My FTP, My FTP, clicchiamola, ok, avanti. A questo punto bisogna inserire l'indirizzo IP del nostro computer. L'indirizzo IP del nostro computer è quello che abbiamo visto nella videata dell'ipconfig, nella stringa command che avevamo visto prima, quindi 192.168.1.2, ma lo troviamo spesso anche qui nel menu a tendina. Assicuriamoci che sia attiva la porta 21. Avvia, send, eccetera. Io faccio sempre qui acconsento l'FTP automaticamente. Avanti. L'autentificazione, queste sono delle informazioni riguardanti appunto le autorizzazioni, io lo faccio qui di base, consenti accesso, qui ecco siamo noi padroni a decidere chi ha accesso al nostro FTP. Chiaramente si tratta di documenti sul nostro computer, li tutelo, garantendo che abbiano accesso soltanto gli utenti specificati. Nel mio caso specifico, io siccome ho il mio computer, il mio utente, di nome X, a lui acconsento che può scrivere e leggere il contenuto dell'FTP, il seguente utente. A questo punto ecco qui la nostra videata dell'home page del mio FTP. Andiamo a vedere qui regole e autorizzazioni. Per esempio, su regole e autorizzazioni possiamo aprire questa funzionalità, vedere che l'utente Jupiter ha le seguenti autorizzazioni di lettura e scrittura. Se il nostro computer è in una rete o hanno accesso altri utenti, come nel mio caso specifico, io posso aggiungere una regola e dire guarda che anche altri utenti possono accedere al mio FTP. Io mi cautelo sempre, ma voi siete padroni di fare anche tutti gli utenti. Chiaramente se siete tutti gli utenti, con questa impostazione qui l'utente deve avere una email. Qui tutti gli utenti anonimi. Chiaramente qui si parla di sicurezza un po', insomma, meno sicura. E poi invece l'utente specificato possiamo aggiungerne un altro. Io mi sembra che c'ho un altro utente che si chiama utente prova. Utente prova. Ma solo sono esempi. Anche a lui do le seguenti autorizzazioni, lettura e scrittura. Ok, creato questo, noi abbiamo detto che si ha accesso tramite la porta 21. Questa porta 21 deve essere aperta. Comunque è aperta dal nostro router, dobbiamo avere le autorizzazioni dal nostro router che quella porta lì sia per l'appunto aperta. Per fare questo andiamo a vedere le nostre impostazioni del nostro router. Accediamo al nostro router con l'indirizzo IP del gateway predefinito. Quindi apriamo Internet Explorer, vediamo un po' se lo trovo subito. Vediamo un po'. No, ecco, vabbè, tanto io ho quest'altro browser. Quindi andiamo a vedere 100 HTTP.
www.192.168.1.1. Andiamo sul nostro router. Ora, nel mio caso specifico, ho una connessione col router dell'Omnitel. E qui possiamo andare su avanzate le porte, cioè, le configurazioni delle porte. Assicuriamoci che la porta 21, eccola qui, abbia autorizzazioni di entrata e uscita. Se questa autorizzazione non era presente, io questa qui impostavo FTP qui. E poi gli impostavo anche il seguente indirizzo. Ok, fatto questo, quindi abbiamo configurato questo, possiamo andare a vedere la nostra FTP se ha accesso. Quindi andiamo a scrivere FTP, due punti, diviso. Andiamo a vedere quindi 198.168.1.1. No, scusatemi, 192.168.1.2. Eccolo qui. Vogliamo accedere con l'utente Jupyter che abbiamo creato? Eccoci qua. Eccoci presenti nella nostra cartella. Fatto questo, vogliamo vedere se possiamo accedervi anche da altre postazioni. IP del mio computer. L'indirizzo IP del mio computer, quello lì quindi che identifica il mio computer su tutto quanto la rete internet, possiamo trovarla o tra le impostazioni del router. Oppure basta più semplicemente, basta digitare My su Google My IP address, eccolo qui, IP address, eccolo qui, IP location, My IP address, ecco qui che compare il nostro codice identificativo del nostro PC, a quale è assegnato il nostro PC. Andiamo quindi a vedere se posso accedere al mio HTTP, al mio FTP da questa configurazione qui. Siccome ho aperto la porta, l'ho aperta, io adesso la vado a verificare. Ecco che possiamo quindi verificare il nostro IP pubblico, quindi se siamo su un'altra postazione digitando l'indirizzo IP, questo qui personale del mio computer, posso accedere alla mia cartella di FTP. Ecco quindi creato il nostro FTP nella quale appunto possiamo caricare i nostri file o ancora più semplicemente il nostro sito internet. Grazie.